è allarme sanità sul territorio pistoiese a seguito dei problemi che sono emersi in tante realtà del territorio. Fresca è la situazione che riguarda il distretto sanitario di Masotti, che si avvicina sempre di più al giorno in cui l'unica dottoressa rimasta otterrà il trasferimento, lasciando la struttura di fatto senza un medico di riferimento, per un territorio che conta circa 3.500 abitanti. Lo stesso vale per la montagna pistoiese, in cui il rischio di perdere il reparto pediatrico è sempre più concreto, facendo così salire le preoccupazioni nel cuore dei cittadini. Su queste situazioni è intervenuto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi, che ha chiesto risposte per i cittadini. Dal lunedì prossimo, 16 settembre, entrerà in funzione nei territori della città metropolitana di Firenze e delle province di Pistoia e Prato il nuovo numero unico europeo 116117 per mettersi in contatto con la guardia medica e da chiamare per le cure non urgenti. Entro la fine di novembre sarà la volta del resto della Toscana, una novità annunciata qualche settimana fa dalla regione. CIA Toscana, la Confederazione Agricoltori, si è espressa in maniera negativa rispetto alle restrizioni promosse dalla regione toscana in merito alla caccia al cinghiale. Il proliferare degli ungulati e la loro scesa a valle, avvicinandosi sempre di più ai luoghi abitati e di conseguenza a terreni e case, secondo CIA prevede un aumento delle possibilità di caccia e non deve essere ridotta o ostacolata. Il vescovo di Pistoia e di Pescia ha lanciato un messaggio agli studenti in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Vorrei dire, ha detto Monsignor Fausto Tardelli, che guardino a questa esperienza importante della loro vita con occhi di speranza. Aggiunge anche un messaggio agli insegnanti: la Chiesa è con voi. Una tombola per presentare la stagione teatrale è la trovata che l'Associazione Teatri di Pistoia ha messo in atto al Centro Culturale Il Funaro per divulgare ai cittadini gli spettacoli di prosa, musica e danza del 2024-2025. È già partita anche la campagna abbonamenti, valida per tutti gli eventi del Teatro Manzoni e Il Funaro, che prenderanno il via ad ottobre fino ad aprile prossimo. La città ha già risposto presente tra una cinquina, magari anche una tombola, ma soprattutto la voglia di tornare a sedere sulle poltroncine del teatro ed essere spettatori degli spettacoli che verranno. È arrivato il momento dell'esordio casalingo stagionale per la Pistoiese dopo il debutto in trasferta. Domenica gli arancioni scenderanno al Marcello Melani ospitando il Cittadella Vis Modena. Mister Giacomarro potrebbe optare per qualche soluzione diversa negli 11 iniziali, ma ha comunque tutti i giocatori a disposizione. Fischio d'inizio alle ore 15.